ritrovati a Medex News. Oggi parliamo di scrittura riparativa, che è un metodo davvero che amo particolarmente, un metodo di scrittura semplice, immediata soprattutto, che non bada tanto ai tecnicismi per dar vita ovviamente a un futuro grande scrittore, ma cerca soprattutto, che poi se ben venga il grande scrittore meglio ancora, ma cerca soprattutto di dare vita a un percorso di cura e guarigione interno delle nostre emozioni, dei nostri percorsi di vita. È davvero un argomento speciale e io sono particolarmente contenta di trattarlo oggi, grazie alla presenza di Francesca di Gangi, che si occupa appunto di scrittura riparativa. Grazie Francesca di essere qui con me. Buongiorno, grazie a te Valeria Maglia, grazie ai nostri spettatori. E poi do il benvenuto a Lidia Oliva, consular di nutrizione, e Rosario Pizzurro, osteopata. Grazie a entrambi di essere qui con me. Grazie, Grazie grazie a voi. E cercheremo poi adesso di capire, perché molti si domanderanno, ma scrittura riparativa, osteopatia, nutrizione, in che modo tutto questo è connesso? Seguire questa trasmissione e lo scoprirete. Allora, Francesca, cerchiamo di spiegare bene a coloro che non conoscono che cos'è la scrittura riparativa, in cosa consiste. Ma la scrittura riparativa, come dicevi tu poco fa, è una scrittura semplice e immediata. Cioè, spesso mi si domanda, ma io non so scrivere? E io rispondo, bene, meglio. Se hai fatto la quinta elementare, tutto quello che ti serve per scrivere ce l'hai. Perché la scrittura riparativa è una scrittura che si aggancia alle emozioni, si aggancia all'inconscio. E serve per tirare fuori tutto ciò che a volte neanche sappiamo di avere dentro. Possono essere emozioni che non riusciamo a esprimere, possono essere ricordi dolorosi, possono essere fragilità del passato o fragilità presenti. E allora, nei laboratori che conduco, sia in presenza che online, metto in grado le persone con degli esercizi veramente molto semplici di andare a scavare e tirare fuori quello che è necessario tirare fuori. Poi cosa succede? Che è la scrittura stessa che agisce. Perché, come già diceva Freud, faccio un inciso, io sono l'autrice del metodo scrittura riparativa. Ma di scrittura come riparazione ne parlava già Freud, quindi che è un precedente non da poco, voglio dire, mi si permetta l'ironia. E dicevo, quello che avviene con la scrittura è quello che già Freud chiamava il rovesciamento, ovvero nel momento in cui noi viviamo qualcosa, la viviamo come fossimo quasi soggetti di quello che sta succedendo, quasi, permettetemi il termine, vittime. Non sempre siamo in grado di scegliere o di agire come vorremmo. Quando noi quel fatto lo recuperiamo con la scrittura, ne diventiamo autori, ne diventiamo noi colui che veramente riesce ad agire o colei, e quindi avviene il rovesciamento da vittima, da attore secondario a protagonista. E là si innesta anche tutto il percorso di liberazione che fa la scrittura, perché la scrittura, intanto che scriviamo, già agisce, intanto che scriviamo, lei già lavora, anche perché una cosa che non dobbiamo dimenticare, molti mi chiedono, ma io ci ho pensato un sacco di volte a questa cosa ed è rimasta lì. Sì, perché pensarla comunque te la mantieni dentro, scrivendo la reifichi, la fai diventare qualcosa che ha sostanza, che ha corpo, diventano parole su una pagina e proprio fisicamente la metti fuori da te. E quello è fondamentale. Ecco, Francesca, tu hai detto una cosa molto importante,
fondamentale specificare, scusami, quello che non bisogna essere necessariamente degli scrittori o bravi nello scrivere. Ecco, qui non si tratta di redigere un libro perché, voglio dire, si ha voglia di diventare uno scrittore, ma mettere nero su bianco i propri sentimenti per esternarli e quindi avviare una sorta, insomma, di confronto con se stessi e quindi si auspica anche di guarigione, no? Esattamente, la guarigione avviene e ti dirò una cosa in più, che la scrittura riparativa è, per quanto ne so io, l'unico metodo di scrittura che prevede che quel che scrivi non venga letto in pubblico. Nei miei laboratori le persone scrivono, vanno anche molto in profondità, ma nessuno chiede, io non chiedo, di leggere qualcosa. Questo perché? Perché se hai un nodo, se hai un qualcosa su cui devi lavorare e che vuoi guarire, ed è qualcosa di estremamente personale, è bene che resti tuo. Non sarò io, se conosco la tua storia, a fare la differenza. La differenza la fa la scrittura. Quindi, nei laboratori, noi scriviamo, ognuno segue il suo percorso, poi ci confrontiamo alla fine del tempo di scrittura, ci confrontiamo sulle emozioni, su quello che si è sentito, su cosa è successo. E dicevi bene che non c'è l'intenzione di scrivere narrativa, non è quello, perché se noi volessimo scrivere narrativa, dovremmo molto usare la testa. Come sai, chi scrive ha contemporaneamente presenti l'editor e il creativo. In un primo momento deve lavorare il creativo, poi si passa all'editor. In questa scrittura c'è sempre soltanto il creativo. Non ci interessa scrivere per farci leggere, a meno che non ci può essere qualcuno che ha voglia di lavorare al proprio memoir. Uno dei laboratori è sulla scrittura del memoir, e quello si può anche fare, ma è un lavoro già un po' diverso, che comunque È un facciamo. passo successivo, certo, è un passo Sì, successivo. sì. Senti, Francesca, tu hai organizzato tanti webinar che devo dirti in questo periodo, soprattutto durante il Covid, sono stati provvidenziali per, insomma, cercare di sentirsi meno soli, affrontare una serie di problematiche. In uno di questi webinar, gratuiti tra l'altro, tu hai parlato di emozione sul corpo, il linguaggio che comprende e risolve. E qui ovviamente si inseriscono sia Lidia che Rosario in qualità di console in naturopatia e Rosario in qualità di osteopatia, perché ovviamente avete cercato di affrontare il problema delle emozioni anche da un punto di vista insomma, di corpo, di non solo ovviamente affettivo, ma come ovviamente le problematiche del nostro essere in qualche maniera poi si riflettono sulla postura, sul nostro modo di comportarsi, sul nostro modo di mangiare, di vivere. Credo che siano tutto collegato, no? Esattamente, l'idea è stata esattamente questa, ma adesso però lascio la parola a loro che, per quanto riguarda il corpo, sono molto più bravi di me. L'idea era proprio questo: in una visione della persona a 360 gradi, noi non siamo scatole a compartimenti stagni, e spesso il trattenere emozioni, quelle che io cerco poi di far uscire con la scrittura, fanno male al corpo. E allora questa è stata l'idea che è nata con Rosario e con Lidia di fare questi sei webinar che veramente sono stati molto belli. E adesso però lascio parlare loro, perché adesso entriamo più nel loro specifico. Allora, Lidia, spiegateci un po', ci stanno seguendo da casa tantissimi e poi anche sui social, quindi adesso molti si domanderanno in che modo ovviamente l'osteopatia e la naturopatia possono aiutare a sviluppare un nostro percorso, insomma, anche di riequilibrio fisico ed emotivo. Assolutamente sì. Allora, in realtà il corpo, in quanto parte fisica, se vogliamo, rispecchia, è uno specchio di quello che è il nostro interiore. Il percorso che abbiamo fatto in realtà è soltanto un mettere in pratica quello che il corpo ci suggerisce da sempre, in realtà, da quando siamo nati.
L'idea è nata dal fatto che trattando in studio, per quanto mi riguarda da osteopata, e con Lidia la stessa cosa, le persone ci si rende conto che il corpo è comunicativo. Anche se non scriviamo, o se non parliamo, o se non cantiamo, o se non ci esprimiamo in maniera esplicita, il corpo comunque si esprime lo stesso. E molto spesso lo fa con segnali che si instaurano nel corpo. Parlava poco fa di postura. Quello è un modo che ha il corpo di esprimersi. Molto spesso noi pensiamo che la postura sia un difetto, un problema, un pregio. In realtà è soltanto l'espressione di come stiamo dentro, e nel comprendere questo dentro si va a strati, si ha il primo strato esterno, quello che noi vediamo, ci sono i muscoli, ci sono le ossa, ma ci sono gli organi interni, per cui nella loro funzione influenzano questo messaggio esterno che il corpo dà in maniera del tutto automatica. Per cui anche la tensione degli organi interni riflette poi una postura e quindi un linguaggio che poi noi leggiamo come cattiva o buona postura. E arrivano gli acciacchi, i mal di schiena, i mal di testa, e quindi nel trattarli, nella funzione generale, è giusto anche tenere in considerazione queste situazioni qui. Quindi la cosa che poi abbiamo cercato di nel tempo. Il nostro progetto in comune con Lidia si chiama proprio appunto Movilife Progetto Salute, perché è un progetto in itinere sempre e comunque, che cerca di andare a trattare la persona a 360 gradi, cercando di capirne i vari, come dire, i vari tasselli, no? Che l'hanno portata in un certo senso alla sofferenza. E passando proprio dalla sofferenza, come vi dicevo, dalla parte posturale, meccanica, muscolare, ossea, articolare, funzionale, si passa anche alla necessaria condizione di capire anche come gli organi interni, quelli della digestione, della respirazione, funzionano. E qui entra in gioco Lidia nel nostro studio, perché attraverso delle tecniche, come per esempio la scrittura riparativa, come quella di cui stiamo parlando, oggi ci sono degli strumenti obbligatoriamente da utilizzare per cercare di andare non tanto a trattare la classica contrattura che si ripresenta, ma cercare di andare alla base del problema da cui è partita quella contrattura. Quindi una serie di tecniche che vanno utilizzate e che ci consentono di trattare la persona definitivamente, vorrei specificare, perché non è la classica trattamento sulla contrattura che poi va a ripresentarsi. È molto importante quello che hai detto Rosario, perché molte volte noi andiamo dall'osteopata quando abbiamo ovviamente un dolore, no? E siamo convinti che ovviamente giustamente andiamo là, ci sistema insomma quella parte del corpo, ma in realtà è tutto un meccanismo molto più complesso, quindi è un gioco di equilibri che se noi non equilibriamo una serie insomma di funzionalità anche all'interno, sicuramente in quel momento il dolore sparisce, ma poi comunque si ripresenta per una serie di motivazioni. Qua Lidia, credo che subentri anche tu, no? Con la naturopatia, con tutta una serie di concetti che inevitabilmente dobbiamo applicare se vogliamo stare meglio. Assolutamente sì, io infatti quando abbiamo fatto questi webinar con Francesca, che ringrazio insomma per l'opportunità, mi sono vista un po' proprio come una sorta di ponte, di link tra il lavoro di Rosario e quello di Francesca. Il nostro lavoro, la nostra collaborazione in Movilife è nata proprio da questa esigenza di dare un perché, di dare un nome a quale fosse la causa. Quindi, come dice spesso Rosario, non andare dal meccanico e spegnere la spia, ma capire perché quella spia si è accesa. Per cui capire, indagare sugli organi interni, sulla respirazione, sulle cause che sono in fondo, perché se io ho una sofferenza ad un organo, può essere l'organo che soffre per un problema meccanico, per un problema fisico, ma può essere un problema emotivo, può essere il diaframma che magari è bloccato, è un'emozione che resta all'interno di noi. Quindi chiaramente tra i vari strumenti non avrebbe senso occuparsi soltanto della nutrizione se un organo è infiammato, ma andiamo sul comportamento alimentare, sullo stile di vita della persona, agiamo sulla respirazione, agiamo con lo yoga.
yoga, agiamo con la scrittura riparativa, sono tutti quanti strumenti, tutti quanti tasselli che molto spesso sono messi a casaccio, sono messi lì fuori, diciamo, dalla nostra tavola, e noi cerchiamo di rimettere insieme, di costruire questo puzzle, di dargli una logica, come diceva Rosario prima, proprio per tirare fuori quello che c'è dentro, per dare un nome e un cognome a quello che abbiamo e risolverlo in maniera definitiva. Perché quello è, qualcuno disse molto prima di noi che il vero compito è quello di trovare la salute, perché la malattia, insomma, è facile da trovare. Molto bella questa frase, che purtroppo è la verità, perché tendiamo sempre, vuoi dire, ad abbinare malattia, poi insomma dei farmaci che in qualche maniera, giustamente, che ben vengono, che ci siano, riescono, vuoi dire, a fronteggiare la patologia che in qualche maniera ci aggredisce, però dobbiamo davvero imparare a volerci bene, perché noi uomini nasciamo praticamente perfetti, cioè il nostro corpo nasce praticamente perfetto, almeno voglio dire di problematiche che poi si presentano. È la vita che noi scegliamo che in qualche maniera poi depista, no? Quindi lo stile di vita, le scelte che facciamo emotivamente, quello che mangiamo, come ci muoviamo, quanto ci muoviamo, è tutto quello che ci circonda. Quindi perché questa trasmissione di oggi? Perché io credo che anche nelle situazioni più complesse, in cui ormai inevitabilmente tutti noi ci troviamo, possiamo avere una via di uscita. Ora qualcuno potrà pensare che tutto questo è filosofia e poi non è così, che ci vogliono percorsi lunghi, che ci vogliono soldi, la gente si spaventa, non crede molto in tutte queste pratiche. In realtà io sono una grande sostenitrice di questo, credo fortemente che ciò che abbiamo dentro, se riusciamo a canalizzarlo bene, riesce a equilibrare tutta la nostra vita. Ecco perché la trasmissione di oggi. Per cui, se dovessimo dare, insomma, dei consigli, adesso veniamo a dei consigli pratici per chi ci sta seguendo da casa. Abbiamo capito, Francesca, che davanti a un periodo complesso della nostra vita, che può essere un dolore, una perdita, un travaglio, un cambiamento, mettere nero su bianco le nostre emozioni può aiutarci ad arrivare a questa scelta in maniera più serena, no? O comunque più consapevole, ecco. Certamente sì. E allora, se tu mi chiedi un consiglio, io consiglio di fare tutte le mattine quello che io chiamo l'esercizio schifezza, ovvero appena alzati dal letto, giusto il tempo, come dico sempre io, del minimo sindacale, cioè caffè e pipì, perché sono fondamentali appena alzati, prima ancora di accendere la radio, di guardare i social, prendete un quaderno, un normale quaderno, e scrivete 3 pagine con qualunque cosa vi salti in mente. Quelle 3 pagine, una volta scritte, le chiudete e andate avanti con la giornata. Fatelo tutte le mattine, perché è un primo modo per approcciare l'inconscio e tirare fuori veramente le schifezze. Rendetevi anche conto di una cosa, che, oddio, ho perso il concetto che volevo dire. Che ciò che praticamente non è leggero, ti aiuto io, non ti preoccupare. E poi sì, le pagine, tu adesso però non fai la bella figura che ti scordi le cose. Sto scherzando. No, l'emozione della trasmissione. Vabbè, facciamo una volta che scrivono queste 3 paginette, fanno la loro giornata e va bene, e se le dimenticano, poi le andranno a leggere, suppongo, in un secondo momento. No, ecco, brava, non vanno rilette. Okay, non vanno rilette. Siccome stiamo parlando di un esercizio schifezza, se tu butti qualcosa nell'immondizia, poi non la vai a riprendere, è buttata. Quindi fate questo esercizio, chiudete il quaderno, mettete il quaderno in libreria, potete conservarli, dopo anni magari recuperateli, ma non andatevi a rileggere subito, perché altrimenti scatterebbe il giudizio e noi dobbiamo stare sulle emozioni. Ecco, intanto però ho ripreso quello che volevo dire. Allora, quando scriviamo di emozioni, stiamo attenti a una cosa, che la scrittura riparativa funziona se noi quelle emozioni le andiamo a rivivere davvero. Cioè, se sfuggite all'emozione, non cambia niente. Dovete star lì, se vi ritorna in mente un dolore,
recuperate quel dolore, rivivetelo e così si elabora. Non vi nascondo che scrivendo il mio memoir, ci ho messo 2 anni, 9 stesure e non so quante montagne di fazzolettini bagnati di lacrime. Nel mio memoir, che si intitola Lettera a mia madre, io ho raccontato la mia relazione difficile con mia madre. Io però, in quei 2 anni di lacrime, sudore e sangue, sono riuscita a risolvere la mia vita, sono riuscita a risolvere il passato. E quindi non abbiate paura di ripercorrere i dolori nella scrittura, perché è quel ripercorrere che vi fa guarire. Allora, abbiamo pochissimo tempo, volevo anche insomma, un consiglio veloce da parte di Rosario e Lidia. Cosa possiamo In dire ai questi nostri casi spettatori? è molto semplice. Parlavamo poco fa di dolore. La strategia, la chiave è considerare il dolore un meccanismo di comunicazione che il nostro corpo inconscio ha con la nostra parte conscia. Quindi di non trattare, di non riferirsi al dolore come una spia da spegnere o come un messaggio fastidioso da interrompere. Naturalmente, come dicevi tu poco fa, siamo nel 2022, quindi la tecnologia farmacologica ci permette di attenuare il dolore. Ma di utilizzare responsabilmente il farmaco antidolorifico, per esempio, cercando di utilizzarlo soltanto nella misura in cui dobbiamo convivere con un dolore, ma ancor prima dobbiamo fare uno sforzo e farci aiutare. In questi casi, la mia figura fa questo: è un traduttore dei segnali del corpo in qualcosa di pratico che non sta funzionando nella maniera giusta, ma cercare di organizzare tutti gli interventi sul corpo in funzione del fatto che il corpo ci sta mandando un messaggio, in questo caso di dolore, e che noi dobbiamo cercare attraverso quel messaggio di capire da dove parte, di ricostruire tutto il meccanismo che ci sta dietro. Quindi non fermarci alla semplice sento dolore, devo smettere col dolore e quindi mi prendo un farmaco, ma cercare di capire quel dolore che cosa significa. Se non ci riusciamo da soli, di farci aiutare. Lidia, abbiamo 2 minuti, È velocemente. anche importante, quello che ha detto Rosario è fondamentale quindi avere la consapevolezza, di quello che è la nostra situazione, di quella che è la nostra situazione e la voglia di cambiamento. Queste sono le parole chiave che noi diciamo sempre, consapevolezza e voglia di cambiamento. In questo caso, con un supporto, mi riallaccio a quello che dicevi tu prima, probabilmente il percorso diventa anche più breve e meno oneroso. Piuttosto che fare tanti giri per vedere se la nostra parte del corpo che ci ha dato il segnale, possa essere analizzata e sviscerata, capire da dove arriva quel problema, avere la consapevolezza, volerci lavorare e farsi accompagnare. Io dico spesso noi conduciamo, accompagniamo per mano le persone per poi lasciarle da sole e dà una soddisfazione immensa sia a noi che appunto a chi vuole seguire e intraprendere i nostri percorsi. Credo che questo accomuni sia il nostro lavoro in Movilife con quello di Francesca. Bene, io vi ringrazio davvero tantissimo, ringrazio Francesca Di Gangi, Rosario Pizzurro e Lidia Oliva per questa bellissima trasmissione che mi ha dato la possibilità di parlare di emozioni del corpo, di scrittura riparativa, in che modo il linguaggio comprende e risolve i nostri insoluti. Quindi grazie ancora a tutti voi. Grazie Grazie a a te, te, Valeria, grazie a grazie voi. tantissime. E mi raccomando, voi che ci seguite, incominciate a seguire questi consigli perché vi posso assicurare che non ve ne pentirete. Grazie di aver seguito ancora una volta il nostro MedEx News.